Michele, che Inter ti aspetti domani sera? Ma allora, quando Inzaghi dice attenta, secondo me è giusto prevedere una Lazio che ti può fare male in velocità. Si parla di un Pedro che dovrebbe giocare, non so se al posto di Felipe Anderson o di Zaccagni, comunque i giocatori veloci, perché poi da dietro arrivano Lazzari e Marusic, oltre a Felipe Anderson o Pedro e Zaccagni. Quindi l'Inter quest'anno ha l'arma in più, Lukaku, non deve sempre per forza scoprirsi o andare nella metà campo avversaria. L'anno scorso giocò un'ottima ora, era in vantaggio, poi il rigore, la palla con Di Marco a terra, non si fermò la Lazio, eccetera, e fu la prima sconfitta di Inzaghi proprio in casa della Lazio. Ci sono dei duelli particolari, per esempio. Prima e unica, perché Sì. anche l'anno prima l'Inter aveva perso con la Lazio, ma era la Lazio di Inzaghi. Sì. Ah, no, ho capito, no, io dicevo la prima nel senso Della proprio stagione di della Inzaghi, stagione di dici? Inzaghi, sì. Certo. Ah no, io credevo a Roma con la No, no. Lazio. Siccome gioca Milinkovic-Savic sì e Luis Alberto probabilmente no, per il famoso discorso che Sarri dice degli equilibri, io questo diciamo non tanto lo capisco perché se hai giocatori forti devi partire da loro. L'anno scorso Inzaghi mise Gagliardini su Milinkovic-Savic, sia all'andata che al ritorno era squalificato Calhanoglu e oggi gliel'hanno proprio chiesto, potrebbe essere, ha detto di nuovo un ballottaggio, sicuramente ci sta pensando. Quindi si porta due dubbi fino a domani, uno è Gagliardini o Calhanoglu dalla parte di Milinkovic-Savic e l'altro è Gosens che potrebbe ritornare titolare, che anche lui è più fisico, con Di Marco che parte dalla panchina. Quindi una partita, è la prima partita diciamo, più difficile, se vogliamo metterla nelle categorie, un po' come il Milan che è andato a Bergamo o il Napoli che andrà a Firenze, la Roma con la Juventus, cioè sono partite tra quelle prime otto sulla carta che ti possono dire qualcosa in più, perché a Lecce, il Lecce era comunque una squadra neopromossa, lo Spezia si è quasi consegnato dopo essere passato in svantaggio, non è più riuscito a reagire, mentre qui l'asticella si alza. E io ho ancora qualche dubbio sullo stato di forma, infatti gliel'ho chiesto Inzaghi dopo Inter Spezia, oggi gliel'hanno richiesto perché le ultime amichevoli con squadre più forti, Villarreal, Lione, l'Inter ha fatto vedere che alcuni giocatori sono ancora un po' indietro, tipo Skriniar, gli stessi difensori, Lukaku, e quindi la Lazio. Beh, non è che la Lazio stia facendo una grande impressione, però, No, eh. no. È rimasta in 10 alla prima, la seconda col Col Torino è stata Torino. messa sotto a livello proprio di intensità, poi nel secondo tempo ha sprecato 5 palle Cioè, gol. credo che l'Inter parta avvantaggiata domani, no? Sì, sulla carta è più forte della Lazio. Anche se il fattore campo è per la Lazio, mi sembra che. Però ho Cioè, dubbi sul penso fatto alla difesa, cioè, se della penso a Romagnoli brillantezza. contro Lukaku, credo che Romagnoli Sì. stanotte farà fatica a prendere sonno, gli auguro di pensare. Al presente e al futuro non ha passato. Se penso a Patrick Contro contro Lautaro. Lautaro, beh, insomma, mi E poi i cambi di sembra gioco, bello perché la Lazio sbilanciato, che però. gioca a 4, quando l'Inter con i quinti no, va da una parte all'altra, a volte trova la parte scoperta. Però poi ci sono Immobile, oggi gliel'hanno chiesto a Inzaghi, dice c'è più gioia a giocare contro l'Inter perché c'è Inzaghi e segna sempre contro l'Inter. E poi c'è Milinkovic-Savic pure che ha fatto, credo, 5 gol contro l'Inter in Quindi un campionato. po' la temi questa Lazio, Sì, insomma, la Lazio sono non. dall'anno praticamente quando l'Inter, no, poi ha vinto un'altra volta, però l'anno di Vesino in cui tornò in Champions League 4 anni fa, poi negli ultimi anni ci sono state brutte sconfitte con la Lazio. Pareggio e due sconfitte. Ezio? Ma sicuramente è da temere la Lazio perché gioca in casa, però come ha ricordato correttamente Paolo, se vado a vedere le uniche due partite di campionato. La Lazio non è che abbia brillato, cioè io ho visto Torino-Lazio, il primo tempo sia da una parte che dall'altra inguardabile, poi nel secondo tempo la Lazio ha avuto delle occasioni perché il Torino è calato vistosamente. Da qui a dire che sia una partita pericolosa per l'Inter, ni direi perché l'Inter è nettamente più forte, l'abbiamo detto. Ah, Poi. nettamente, cioè la Lazio Ma fa parte poi, di quelle sai, squadre. io da tifoso alla finestra, se guardo, considero sempre per le squadre forti che possono lottare per lo scudetto avvantaggiate rispetto alle altre, no? E anche se ieri sera abbiamo detto che c'era qualcuno che sosteneva che la Lazio può giocare per entrare nelle prime quattro, io non sono del tutto convinto, per l'Inter questa potrebbe essere una partita dove può portare Impegnativa. impegnativa, ma dove può portare a casa i 3 punti, anche perché dall'altra parte c'è Sarri che per me è sempre una garanzia. Invece, Tizi, tu sei un estimatore di Sarri, se non mi ricordo male.
Sì, anche se non riesce a far quadrare il rendimento della squadra. È più un allenatore portato a un gioco altamente spettacolare in fase offensiva. Sì. Dietro le sue squadre lasciano diverse lacune. Non è il caso della Lazio, che in queste prime due partite, a parte che ha segnato solamente due gol ed ha subito uno, però il reparto arretrato della Lazio qualche cosa finisce per concedere sempre agli avversari, tenuto conto che gli avversari hanno una forza d'urto al di là dei 5 gol realizzati nelle due partite, composta da due bomber principalmente, Lukaku e Lautaro, che sono che si integrano bene. Per esempio, io ho scoperto che Lukaku a Lautaro ha già effettuato qualcosa come 8 assist. Sì. Sì, si cercano molto, sì. Si cercano molto, quindi non sono egoisti, non pensano ognuno a se stesso andare a rete, al di là dei 21 gol che ha segnato in campionato, lo scorso campionato. E poi quindi, l'Inter è forte con su. Questa forza d'urto contro una Lazio che dietro ha lasciato intravedere ancora dei problemi, penso che sulla carta l'Inter è favorita, anche se, attenzione, la Lazio ha chiuso lo scorso campionato con 77 gol. Tantissimi, eh? Quindi ha un potenziale offensivo notevolissimo. Ma quanti ne ha preso Tiziano? 58. Sono tanti. Mai tanti così 58. Per Sarri, eh? Infatti ha cambiato tutta la difesa, pure il portiere. Perché intanto c'è stata un'occasione clamorosa per il Puente. Eh? Gigantesca. La Fiorentina non ha cominciato male il secondo tempo, si è fatta viva anche dalle parti del portiere del Twente, ma adesso la squadra di casa che è andata davvero a un passo dal gol, con Venuti che si fa proprio rubare la palla dal numero 10 che entra nel rigore, mette in mezzo con il sinistra, colpo sicuro praticamente dal dischetto, arriva Vlap che prende in premio in pieno Igor che mette in calcio d'angolo, battuto in questo momento, palla in mezzo, Terracciano la agguanta, ma rischio gigantesco per la Fiorentina, 0-0. E c'è un'altra sfida nella sfida, che è quella, se vogliamo, tra Lukaku e Immobile, no? Più considerati e quotati di questo campionato. Ciro Immobile recentemente ha fatto un'intervista su DAZN con Marco Parolo, anche pronostici. Simpatica come intervista, ha fatto un po' di pronostici su quanto segneranno gli altri attaccanti, ma soprattutto ha detto che, insomma, battere Simone Inzaghi, per quanto loro sono in ottimi rapporti, è un stimolo in più, no? Perché è l'ex della sfida. Sentiamo Inzaghi oggi che cosa ha detto su Immobile. Per quanto riguarda Ciro, insomma, mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me, le ha rifatte l'anno scorso con Sarri, quindi so che è una partita particolare per tutti, so che ci teniamo tutti particolarmente. Per quanto riguarda Ciro, speriamo che domani, gli auguro di segnare sempre, ma magari già l'anno scorso ci ha fatto gol andata e ritorno, magari domani si riposa una partita. Mi piacerebbe che domani si riposasse. No, però vedi, Immobile ha vinto la scarpa d'oro con Inzaghi, è la dimostrazione che Inzaghi ha cambiato l'anno scorso, e lui l'ha ribadito, cioè quando se ne andò Lukaku aveva previsto un Inter e ne ha dovuto inventare un'altra. Invece quest'anno, per esempio, il 2-0 di Çalhanoğlu con lo Spezia, era ancora il settimo minuto del secondo tempo, l'Inter ha concesso il possesso palla allo Spezia e ripartiva molto di più, infatti cambia clamorosamente il dato sul possesso palla nell'ultima mezz'ora in Inter-Spezia. Ah, volutamente l'ha fatto, volutamente, secondo te? Sì, volutamente, sì, perché sul 2-0... Cioè, volutamente, tu in casa vinci 2-0 con lo Spezia e dici allo Spezia, tieni tu il pallone. Ma senza rischiare, ha concesso una palla gol. Senza rischiare, io ero qua, gli interisti non li vedevo proprio tranquilli, anzi. Dai, un tiro alto sulla traversa, ti parlo di chi ti fa la tua squadra. E l'Inter poteva pure in contropiede, poi ha rischiato di fare. Secondo me, se tu vinci 2-0 in casa con un avversario allo sbando, devi tenere il pallone, non gliela devi fare mai vedere. Ma dipende da come stai, che caratteristiche hai, cioè poi che giocatori devi far ruotare, perché quest'anno la storia dei 5 cambi. Scusatemi, ma la Fiorentina ha avuto un'occasione colossale, veramente incredibile, la palla gol che ha avuto Ikoné, credo. Sembrava fuori gioco. Però l'azione è andata avanti e poi l'arbitro non l'ha fermata neanche dopo, quindi evidentemente era buona. Adesso è curioso vedere un replay, perché voglio capire come l'ha presa quella palla il portiere del Twente in uscita.
in campo aperto uno contro uno con Iconelli, è andata a togliere, veramente ha tolto il gol dell'1-0 alla Fiorentina. È un po' l'attaccante che è andato a sbattere contro il portiere. Allora facciamo così, fermiamoci adesso, al rientro parliamo anche di Juve, oggi c'è una notizia di mercato che insomma era nell'aria da qualche giorno, ma oggi l'ha presa con la testa. Di testa gli ha tolto di la... testa, ha tuffo. Tolto la palla in tuffo di testa e con ella lanciato in porta, veramente una cosa incredibile. Italiano forse voleva un voleva braccio. Il cartellino, voleva il cartellino. La dinamica chiamava il braccio, ma così non è. Però così non era, l'abbiamo visto, la è prende una parata di testa, bellissima, bravissimo vero. Il portiere del Twente qui, veramente... molto molto bravo. Però due basta minuti... queste panchine che tutti che protestano. Sai, maniera. In tempo reale magari hai la reazione. Sì, poi... ma l'allenatore, ma questi sono scattati tutti quasi. Anche perché c'è il VAR. Esatto. C'è il VAR. Io capisco sì. La transaconista. No, non lo so, perché è un playoff di conference. Un po' più di ordine nelle panchine, in generale, parlo. Torniamo subito, due minuti. Allora, prima di andare in pubblicità abbiamo un po' spoilerato il girone interista, spoilerato, oggi Tiziano è la puntata dei termini giovanili, senti un po', oggi è la puntata dei termini giovanili. Spoiler. Conta, io imparo da te, ho imparato da te a parlare conta, di calcio in questi anni. C'è il booster? E quasi, qua però Tiziano... Tizi, senti un po' che dichiarazione che ti faccio. Io da te in questi anni sto imparando a parlare di calcio e io ti do qualche chicca invece su come usare... Tu hai imparato da lui? È quello che non sai niente di calcio. Allora, a fare la pubblicità ci sei andato tu. Guarda, io non commento. Londra, si parla il calcio andando a Londra. Sì, si impara il ma calcio. Ma tu sei ubriaco. Non sono ubriaco. Io sono stato a Londra. Ho fatto la pubblicità a Londra. Allo stadio di Londra. A far pirla ti sei andato. Anche. Va bene, comunque dicevo che oggi ti snocciolerò durante la nostra diretta, visto che abbiamo... Spoiler! Esatto, delle parole giovanili, booster. Di spoiler! Ecco, per so che è finito il discorso, ma ci piace. Sì, ma devi far capire anche a quelli che ci seguono che magari non sono giovanili. Non spoiler so come, significa... Come Chirico, per esempio. Che è stato un argomento... Ma io lo so, non ti preoccupare. Ecco. Vabbè, Marcello, vorrei dirti adesso, Marcello spiegherà tutto il pubblico di Sette Gold la parola spoiler, ma dobbiamo parlare di cose concrete, dobbiamo essere seri e affrontare questo girone di ferro, come è stato definito, dell'Inter, perché Elio, vorrei che tu me lo commentassi, il girone che adesso vediamo in grafica, grazie regia, che è capitato all'Inter, che c'è Tizi? Lascialo stare, che me lo distrai. No, è difficile che mi distrai. Ecco, va bene. Barcellona sicuramente non facile. Bayern Monaco peggio. Bayern Monaco, Bayern Monaco allora, anche. Tutte le squadre di Champion non sono facili. Mm. Dipende dalla tua squadra, in che condizione è, come affronta la partita e tante altre cose. È chiaro che il nome Barcellona, il nome Bayern Monaco ti fanno un attimo, visto che negli ultimi anni sono state le squadre che in Europa, non dico spadroneggiato, però quasi, giusto? Sì. E quindi, tenuto conto del valore del calcio italiano degli ultimi 10 anni, dove non abbiamo vinto niente, cioè un po' di apprensione c'è. Certo, però, si dice anche che la palla è rotonda. Ecco. E si dice anche che le squadre italiane, secondo me, sono anche attrezzate per poter fare una buona Champion. Per cui io sono, ti dico francamente, sereno. Cioè, affronto questo girone con la speranza di fare dei buoni risultati. E perché no anche di passare il turno. Ecco, perché c'era stato un melange perché, nella grafica tra Juve e Inter, ma adesso può succedere, perché sì, può sì, succedere. Che c'è vittoria come ultima, allora, non può, vittoria. Può succedere che vieni eliminato perché Bayern Monaco e Barcellona affrontano in maniera alla Barcellona e alla Bayern Monaco questo girone, altrimenti l'Inter ha la sua chance. Quindi fino a quando non si affrontano la speranza c'è. Anche se, Michele, sì, forse però... il Barcellona quest'anno
ha cambiato, no, molte pedine, quindi è una squadra tante ancora in divenire. Non ho capito in divenire, ma sono tutti forti quelli che ha preso. Questo è il problema. Io stavo cercando di darti un barlume, una speranza. Vabbè, la speranza è normale, sei l'Inter, te la devi giocare, come hanno detto Inzaghi, Zanetti, certo, lo sta dicendo Elio, ci mancherebbe altro. Tra l'altro l'Inter viene da una stagione in cui se l'è giocata anche abbastanza alla pari con Real Madrid e Liverpool, anche se ne ha perse tre e ne ha vinta solo una. Però Elio, cioè, se prendevi l'Ajax, il Porto o l'Eintracht in prima fascia rispetto al Bayern, vedi, io ho un'altra mentalità. Se tu parti da questo presupposto di riuscire ad avere nel sorteggio la fortuna, chiamiamola così, ma perché non siamo di tirar forti su delle squadre più deboli che si sono qualificate, non hai la mentalità casa, di un vincente, allora non partecipare. No, cioè, però te la devi giocare perché sei l'Inter, perché è la tua storia, e se perdi, pazienza. Lo so, però passare il turno, l'Inter questa è la quinta partecipazione consecutiva, solo l'anno scorso finalmente dopo 10 anni ha superato le colonne d'Ercole del girone. Negli altri anni è uscita, primo anno col PSV, l'altro anno col Barcellona B, l'altro anno. Tutte queste eliminazioni hanno comportato un centinaio di milioni di euro in meno, perché fare un ottavo di finale rispetto a uscire nel girone, poi dice hai vinto lo scudetto. Quello non è un problema del tifoso, non è un problema tuo, mio. No, però il tifoso dopo dice voglio l'acquisto, l'acquisto viene con i soldi vengono se va avanti, no, in Champions, allora, è tutto un cane che si morde la coda. Allora, i tifosi devono fare i tifosi, punto. Non devono entrare nel merito delle strategie societarie, dei soldi, delle cose. Marcello, Inzaghi va allo stadio e tifa per la squadra, punto e finito. Poi può esaltarsi se viene acquistato Ronaldo piuttosto che un altro. Sì, però ma quello deve fare, però non deve oggi fare altro. Il fatto di sapere. Soprattutto i giornalisti non lo devono fare. Però siamo d'accordo, cioè il maggior introito è un dato oggettivo, oggi viene dal percorso in Champions. Se non ci arrivi vuol dire che la squadra non era attrezzata e vuol dire che la società non ha fatto investimenti tali da poter garantire una partecipazione ad una Coppa Europea di un certo modo. Ma gli investimenti, l'abbiamo detto prima, le inglesi hanno dei ricavi che le italiane non hanno. Certo. E quindi non è colpa degli investimenti. Sì, ma se noi abbiamo una federazione che non sa vendere il prodotto all'estero, mentre invece gli inglesi vendono il prodotto all'estero e prendono 2 miliardi e 100 mila euro per i diritti, noi prendiamo 230 milioni. Prendiamo 200 milioni. Oh, ragazzi, dove vuoi andare? È chiaro che la forbice ormai si è allargata al punto che per questo è dura tornare. Però non è anche vero che se tu sei in terza fascia il rischio di un girone duro ce l'hai. L'anno scorso Milan era in quarta, è andata bene, però ha preso il Liverpool, è andata bene. Il Bayern Monaco con l'Ajax, scelgo l'Ajax anch'io. Ricordo che hai fatto fatica con lo Shakhtar. Cerchiamo anche di spiegare qual è il motivo per cui il campionato, segnatamente la Premier League, ha un introiti dei diritti televisivi notevolmente più alti. Proprio perché è un campionato che è seguito in tutto il mondo e ha dei riscontri televisivi che consentono di introitare dei ricavi notevolissimi che poi vengono devoluti alle società. Sì, non c'è paragone tra il numero di spettatori nel mondo che guardano la Premier. E questo è questo. Ma gli spettatori ce l'ha perché. Quindi il discorso torna all'origine. Tu devi costruire una squadra altamente competitiva che è in grado di essere seguita in ogni parte del mondo. Aumentano i diritti televisivi e di conseguenza aumentano gli introiti per gli investimenti che puoi fare. È un procedimento lungo, però. Marcello, sì, Chirico, mister Inzaghi ha commentato il girone della sua squadra ribadendo l'obiettivo, vale a dire dare continuità, no? Che è un po' il riprendere il discorso di Michele Borrelli di prima. Sì, allora diciamo che di questo girone l'Inter parte con 6 punti, perché io penso che con vittoria Plezzer i 6 punti li fa andata e ritorno, poi ce ne sono altri 12 da conquistare, vediamo perché bisogna vedere un attimo come sta il Barcellona quest'anno, che comunque ha fatto tanti acquisti,
acquisti anche importanti. Lewandowski non lo trovi col Bayern Monaco, te lo trovi col Barcellona. Sì. Di là trovi comunque altri giocatori molto forti che sono stati acquistati. È un girone molto complicato, che secondo me porterà anche via abbastanza forze mentali oltre che fisiche alla squadra, perché tu ti dovrai concentrare molto di più. Cioè non è un girone che puoi dire incontro il Bayern Monaco, poi le altre due comunque posso anche addirittura fare un po' di turnover, perché comunque poi vi faccio no, qui hai il Bayern, il Barcellona, che devi cercare di fare punti anche con loro, perché se no non ti piazzi al secondo posto. Secondo me sarà un girone complicato che potrà portare via delle forze per quello che riguarda il campionato. L'importanza dei risultati a prescindere dagli avversari sono 500.000 euro a punto. È tantissimo. Anche di più. Quindi anche questo. Forse 2 milioni a vittoria. 2,7 a vittoria e 900.000 a pareggio. Però secondo me, realisticamente parlando, l'Inter se la gioca col Barcellona. Cioè il Bayern io penso che sia di un altro livello. Sì. Il Barcellona, l'ultimo Barcellona, non è quello di... Devi sperare che non ingrani. Non è il Barcellona di Messi, Xavi, Iniesta. È un Barcellona giovanissimo. Però, come hai detto bene tu prima... Insomma. Fatto di capitale, tanti soldi, quindi Zufati, Dembélé, non ho ancora capito Rafinha. Come fanno a comprare i giocatori. hanno dei conti devastanti, però hanno venduto il futuro, i diritti TV. Nel frattempo vedo che forse si è aggiunto un altro ospite al nostro parterre, ve lo presento tra 2 minuti. L'inner di questa sera, Luciano Moggi, buonasera direttore. Buonasera a tutti. Allora, è notizia di veramente pochi minuti fa e ringrazio Federico Bertone perché è stato subito sul pezzo a segnalarcelo, il tweet della Fiorentina con citazione dantesca e quindi uscimmo a rivedere le stelle inerente alla vittoria del ritorno con il Twente. Come la commentiamo? Sì? Sicuramente è una vittoria... per la Fiorentina è eccellente, su questo non c'è dubbio, e credo che sia anche meritata. Io ho seguito la prima partita, la seconda meno, però vi devo dire che la Fiorentina ha giocato bene. L'unica cosa di questa squadra è che ha praticamente soffre davanti ed è abbastanza forte dietro. Quindi è difficile fare i gol, ma è difficile anche per la Fiorentina fare dei gol. Tra l'altro ho visto un leggero risentimento. Poi ti do un'altra citazione. Okay. Non è una citazione. Però stasera in conference, nell'un'altra partita, ha segnato anche Scamacca. Che in due partite col West Ham, due gol. Sempre in conference. Ecco. La settima inglese è sempre una da temere per la conference, perché loro hanno un livello. No, però dicevo, ho visto, ovviamente in maniera ironica, dell'amarezza nel tuo viso. Rileggendo, riascoltando questa citazione, perché anche voi l'avete usata. Mi ha ricordato la campagna abbonamenti dell'Inter quando è tornata in Champions League. Fortunatamente adesso si è assestata ed è tornata alla normalità la Champions. Questa è la quinta partecipazione consecutiva. Solo l'anno scorso ha raggiunto gli ottavi, quindi il livello, come dicono Zanetti e Inzaghi, bisogna continuare ad alzarlo. Però sono d'accordo sul discorso della Fiorentina, che è una squadra che quest'anno può fare molto bene. Tra l'altro prima parlavate di incastri e quest'anno il Mondiale porta a finire il girone il 2 di novembre. Dal 6-7 di settembre al 2 di novembre, cioè in meno di 2 mesi, fai le 6 partite di Champions. Sì. Quindi ancora di più compresso degli altri anni, ancora di più conta averne 17, 18, 20 giocatori. L'allenatore deve non avere... Com'è? Quanti deve avere infortuni ci saranno? Infortuni abbiamo già visto purtroppo, perché anche le preparazioni sono state accorciate perché sei iniziato prima. Insomma, conta non avere i titolarissimi, ma si vince con la rosa. Sì, e la Fiorentina l'ha costruita abbastanza profonda, la Fiorentina. Codice. Allora, io vedevo Marcello Chirico fare dei gesti. Tra poco vengo da te, Marcello.
Lo dico anche per Allegri, dicono in conferenza stampa sempre no, ma quello è bravo, no, ma loro sono forti, ma quelli hanno anche il pubblico, ci sarà lo stadio pieno, è una squadra che ci ha sempre dato difficoltà, ma mai una roba diversa, so. Sempre le stesse negne, che è anche difficile farci un titolo. È un rosario che hanno imparato a memoria negli anni. Beh, Elio, c'è da dire però che... Beh, Sarri anche ha detto l'Inter è la più forte. Ma sì, è uguale. Dicevo, Elio, che l'anno scorso all'andata l'Inter venne sconfitta dalla Lazio. Certo. Poi non vuol dire niente. Però intanto, comunque, la Lazio ha giocatori veloci e Inzaghi dice dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo sottovalutare. Vabbè, Sarri mi poi sembrano, ha... Vedi, mi sembrano... Tutte dichiarazioni di Monsieur Lapalisse. Eccolo. Cioè, non c'è uno spunto, non c'è, queste conferenze stampa che fanno gli allenatori non ti danno mai uno spunto. Cioè, una volta noi nei giornali non ti danno mai il titolo. E si continua su questa falsa riga, purtroppo. Per cui cosa vuoi commentare? Meglio, secondo me no. Se commenti queste cose, queste dichiarazioni qui... No, bisogna fargli le domande che li fanno incazzare. Lo so. Allora, se gli fai la domanda che li fanno incazzare, magari il titolo ti viene fuori. Lo so, ma però bisogna trovare... Bisogna trovare i giornalisti non zerbinati... Stampa, a volte ti blocca. Bisogna trovare i giornalisti non zerbinati, come era in nostri tempi, vero, che vanno in conferenza stampa e non è che dicono che bravo, allora... il trequartista, no, però possiamo, capito, dire anche facevano che delle domande. Oggi Inter e adesso Milan adesso non le fanno, sono tutti zerbinati. Però Elio, quando gioca l'Inter e vanno davanti a Inzaghi, sono la maggior parte sono interisti e c'hanno Michele, i tappetini, sai, ti congelo perché vorrei ti spiego, avevo una chiave di lettura su questo discorso, perché Inter e Milan secondo me negli ultimi due anni sono le due squadre, no, che stanno facendo meglio, però hanno i due allenatori diciamo meno mediatici, Pioli e Inzaghi, mentre Allegri, Mourinho, Sarri, o li stuzzichi, sono loro che ti fanno la sparata, l'uscita, il titolo, per dirla alla Elio. Allora non andate alle conferenze stampa e non andate in televisione. Luciano Moggi, quale sarebbe la domanda di rottura, provocatoria, che dovremmo sentire essere posta a mister Inzaghi? Se potessimo avere la possibilità. Lasciamo stare Inzaghi, sono due giornate di campionato e già se ne sentono di tutti i colori, per esempio a Massimiliano Allegri hanno detto già di tutto, fino al punto di dire che praticamente non sa fare l'allenatore, e pensare che questo qui ha visto 5 campionati con la Juventus, Coppa Italia, Supercoppa eccetera, e si permettono anche di fare questi discorsi. Quindi una cosa più o meno lascia il tempo che trova. Se si fa una domanda per fare incazzare un allenatore, non si fa un buon giornalismo. Si deve domandare, si deve sapere. Per fare una domanda si deve sapere e conoscere il calcio. Allora si possono fare le domande. Se poi dopo la domanda è solo per fare incazzare, è meglio stare zitti. A questo proposito, dalla conferenza di Inzaghi di oggi, due spunti secondo me che possono essere importanti dal punto di vista del campo. Non mi anticipare la clip su Immobile, eh? No. Michele, sì. Scusa un attimo. Vedi, per esempio, tu adesso prendi la dichiarazione di Inzaghi, no? Sì. Inzaghi ha fatto praticamente un discorso bello sulla Lazio. La Lazio è forte, la Lazio è difficile, eccetera. La pensa esattamente al contrario. Io, per esempio, penso che l'Inter possa andare anche a vincere a Roma. Anche Inzaghi vuole vincere. È più forte in tutti i settori del campo. No, però quando dice, perché le parole non sono tutte banali, secondo me, cioè quando dice attenti, tra le righe, io penso al fatto che... Attenti è un altro discorso. Attenti è un altro discorso. Che non bisogna andare scriteriatamente nella metà campo avversaria. Come a volte l'Inter... Ma chi è quell'allenatore che non dice i suoi attenti quando affronta un avversario? L'anno scorso l'Inter, Elio, io vedo tatticamente un Inter che quest'anno si può permettere anche di essere un po' più attenta, nel senso da baricentro un po' più basso, di proteggere più l'Inter ha fatto a cominciare dalla panchina, cioè dal signor Inzaghi, ha fatto degli errori clamorosi. Sì, però delle aveva sostituzioni che non avevano logica. A Roma con la Lazio fu una di quelle partite. Bravo. Ma comandava la derby, prima ora nel con che la Lazio. Ha tirato fuori tre titolari. Cioè, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
Lazio-Inter. Cioè, tu ancora sei qui a dire quello Inzaghi, gliel'hai rinfacciato anche Calhanoglu, quindi l'hai già Inzaghi crocifisso. Deve dimostrare di essere degno dell'Inter. Ma adesso è il primo finora anno. Non l'ha dimostrato. Vabbè, primo anno ha portato due trofei, ha fatto 84 punti, è vero che è arrivato secondo. Vabbè, però... vabbè. Allora io la penso in modo diverso da te. No, c'è da buttare? Tutto da buttare il primo anno di Inzaghi? Non ho detto questo, ho detto che lui deve dimostrare di essere l'allenatore all'altezza dell'Inter. Questo siamo d'accordo. Cioè il secondo anno, io anche dal punto di vista proprio degli artigli. Il secondo l'ho anno già visto. Ha fatto un flop della Madonna. Aveva in mano lo scudetto, l'ha regalato. Sì, allora lo scudetto, anche secondo me, per scelte sue, più forte, mica per scelte di però, nessun altro. Però c'è modo e modo di dire una stagione negativa. Cioè, una cosa è fare malissimo e non lottare, una cosa è lottare per lo scudetto, fare 84 punti, vincere la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, non è proprio una stagione. Cioè praticamente vogliamo... Tiziano questo scudetto ve l'hanno regalato, cioè... No, non ho detto. No, regalato... era una provocazione, non sia mai. Io ti ho voluto bene dal primo momento che ti ho visto, però non mi far girare le scatoline perché altrimenti no, io ti vedevo una bestia. Concentrato, ti vedevo su altro mi vedevo, e ti ho so ascoltare anche. Bravo. Magari posso anche non condividere, è un requisito di pochi quello di sapere ascoltare, perché tutti vogliono apparire, intervenire. Non lo so, come Borrelli, non sta mai zitto, parla per 52. E ti pareva, me l'aspettavo. Sì, sulla carta abbiamo Romagnoli, Federico contro Lukaku, poi abbiamo... forse anche Gagliardini, Milinkovic-Savic, pensa Elio Lautaro. Se guardi la carta non c'è partita, però sono d'accordo che la Lazio quando vai a Roma è un avversario sempre insidioso. Veloci, adesso certo. Non è perché è in collegamento, ma ragazzi... Ma io mi ricordo le conferenze stampa che teneva Luciano. Cioè Luciano diceva le bugie, ma banalità mai. Diceva le bugie, ma sì, non ti diceva la verità. Ma io le bugie non l'ho mai detto. Non ci crediamo, Luciano. Ciao Luciano. No, però Elio, dicevi che io sono d'accordo con te, nelle prime due giornate ci sono stati larghi tratti di un Inter ancora un po' compassata, sì, no? Perché gli stessi difetti dell'anno scorso. Però stavolta credo anche un po' 4, per la preparazione. 5 palle gol e non ne metti dentro. No, io parlavo di alcuni giocatori che sono un po' in ritardo di condizione. Quella all'inizio di stagione, perciò dico, se prendi Felipe Anderson o Pedro, questi qua in velocità, sono giocatori con cui si rischia. Mm-hmm. Quindi per questo domani bisogna fare Michele, la partita. Michele, ma voi pensate un attimo alla Lazio. Sì. Pensate un attimo a Sarri che alza il baricentro della squadra. Sì. Pensate all'Inter che può intromettersi negli spazi vuoti. E vedete che l'Inter potrà fare sicuramente fa una bella partita, poi vincere dipende dagli episodi, certo. Ma la sostanza qual è? È che la partita si presta all'Inter proprio perché Sarri adotta una tattica che all'Inter fa piacere, cioè lascia gli spazi al centrocampo, attacca col baricentro altro e poi si trova magari in contropiede, dà un presentiato praticamente a segnare del gol, certo. Questo è la sintesi, o meglio è la partita che si svolgerà domani. No, ma è vero che Sarri punta sempre a giocare così, però poi l'anno scorso ha ottenuto le cose migliori quando ha giocato anche lui negli spazi perché aveva quel tipo di giocatori. Adesso non so l'anno scorso Michele era un'altra squadra, esatto. Ripartiamo da qua, ripartiamo da questo spunto. Passato, ecco. Perché nel frattempo le squadre sono cambiate. È simile la Lazio. Due minuti simile, a tra poco. Pubblicità. Domani stavamo dicendo ci sarà un big match tra Lazio Inter e Ciro Immobile qualche giorno fa ha dichiarato in una intervista che affrontare Inzaghi è per lui uno stimolo in più. Sentiamo che cosa invece ha detto mister Inzaghi sul giocatore. Per quanto riguarda Ciro, insomma, mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me, le ha rifatte l'anno scorso con Sarri, quindi so che è una partita particolare per tutti, so che ci teniamo tutti particolarmente. Per quanto riguarda Ciro, speriamo che domani, gli auguro di segnare sempre, ma magari già l'anno scorso ci ha fatto gol andata e ritorno, magari domani si riposa una partita. Marcello, magari domani improvvisamente si riposa di una partita, gli piacerebbe?
Ma sì, c'è un'altra banalità che ha detto. No. Lui spera che non segni Inza, che non segni Immobile, però insomma ha fatto capire che un po' lo teme, ecco, tutto qua. Sì. Beh, ma è ovvio, che è Scappadoro. Anche perché tra l'altro con Mister Inzaghi Elio Immobile aveva portato a casa il titolo di Scarpadoro, non dimentichiamocelo. Immobile è un grande giocatore nel club, poi va in nazionale e diventa uno normale. E comunque nella Lazio, se la non storia. Segna Immobile, chi segna? Di solito non segna, può segnare Milinkovic, però è Immobile, è l'80% dei gol della Lazio lui. Giocano tutti per lui, gli arrivano tutti i palloni come vuole lui, mentre nella nazionale questo non succedeva. Anche perché l'Italia giocava più diciamo in spazi stretti. Ma non vi sorprende invece Luis Alberto in panchina? Non dopo l'anno scorso, cioè ormai abbiamo capito, non è il giocatore che è ideale per Sarri. Lui aveva fatto fuori all'inizio Lazzari e Luis Alberto, poi nel girone di ritorno sono stati quelli che hanno cose fatto ottime. Meglio, sì. Quindi non so, io cioè l'allenatore che per un sistema di gioco sacrifica uno dei giocatori, se non il migliore che ha a centrocampo, a Immobile gli ha fatto fare caterve di gol proprio Luis Alberto. Allora Federico, se hai voglia, io ti chiedo di leggerci la formazione prevista per la partita di domani, proprio per questa Lazio-Inter. Sì, sull'Inter credo che non ci siano grossi dubbi, tranne un paio di ballottaggi. Sì, forse l'unico vero ballottaggio è Gosens di Marco, poi tu prima dicevi anche di Gagliardini. Sì. Comunque dovrebbe essere questa, quindi con il solito 3-5-2, Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu o Gagliardini, Gosens o Di Marco e poi davanti Lukaku, Lautaro, che sono diventati giustamente la coppia titolare. Ormai Dzeko e Correa, ma soprattutto Dzeko, sono quelli da mettere a partita anche in corso. Per l'età. Cioè, sinceramente, vedendo questa formazione, sulla carta l'Inter domani è favorita. Poi, ripeto, andare a Roma non è mai facile. Quel balone rotondo. Sì, appunto. Ma poi la Lazio, secondo me, ti aspetterà, giocherà in velocità, in contropiede. Quindi Moggi diceva di no. Io spero che... No, cioè, ho capito quello che diceva Luciano. Lui dice lo stile di Sarri è un altro. Però secondo me domani la Lazio gioca così. Sì, se gioca così l'Inter deve essere attenta. Ma voi guardate la formazione della Lazio. Ha ragione Inzaghi a temere Immobile. Ma Immobile sarebbe molto più reattivo se avesse a fianco Luis Alberto, che il pallone giocabile lo lancia in velocità. Ce l'abbiamo, è la formazione della Lazio. Per quello, Luciano, vedendo questa formazione, vedo che non c'è Luis Alberto, ma c'è Vecino. Secondo me è una Lazio più attendista, cioè vuole che la partita la faccia l'Inter. La partita la Lazio praticamente attendista non ci sa stare. La tattica di Sarri praticamente è quella di stimolare i propri giocatori ad andare avanti. È ovvio che in questo contesto io ritengo che l'Inter, e lo ripeto ancora una volta, abbia terreno favorevole. Non dico che vinca la partita a mani basse, per carità, però abbia terreno favorevole, perché voi troverete sempre praticamente una Lazio spostata in avanti che potrebbe anche andare a segnare con Immobile anche al limite in contropiede, ma sono situazioni rare nella squadra di Sarri. Il contropiede non esiste, è più probabile che lo faccia l'Inter domani il contropiede, aggredendo a metà campo la Lazio, che sta sicuramente con il baricentro più alto, questo non c'è dubbio. L'allenatore, ragazzi, non si smentisce, queste sono le cose che è il dettame di Sarri, e non è che fa una partita. Sapete perché ha tolto Luis Alberto? Perché secondo lui non ha velocità per praticamente andare dalla metà campo in poi a tirare anche in porta, perché sa anche tirare in porta. Il ballottaggio lì è Vecino Basic, però da quella parte gioca Barella, che secondo me può vincere benissimo, ecco, il suo duello proprio. Ma infatti io non ho dubbi su questo, ecco perché dico e vedo l'Inter favorevole in una partita che non sarà facile, assolutamente, ma una partita in cui l'Inter può mettere, avete visto la forma di Lautaro, praticamente non c'è bene. Dimmi. Io fossi un allenatore non rinuncerei mai a uno come Luis Alberto.
Ma guarda, io credo per il modo che ha di stare in campo, per il modo che ha di calciare il pallone, per il modo, per l'intuizione, cioè perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo con te. E il problema di fondo è che ci sono allenatori che prediligono altre forme tattiche, e io non credo che la Lazio di quest'anno senza questi giocatori faccia grandi cose. Non vedo la Lazio che si può intromettere nelle quattro, ma addirittura è difficile anche nelle sei. In Europa League. Quindi è tutto da vedere, e i giocatori, probabilmente alcuni giocatori non la pensano proprio come il proprio allenatore, attenzione, su questo credo certo che ci sia qualche difficoltà di spogliatoio. Ma infatti non ho mai capito la gestione di Luis Alberto, anche di Lotito, perché Luis Alberto aveva, se ne vuole andare. Aveva prolungato. Cioè, beh, certo. Sì, ha prolungato, però se un giocatore ti dice che vuole andare hanno via. Hanno chiesto 25 milioni, non una cifra pazzesca. Tu lo tieni l'anno scorso, giustamente, con Sarri non funziona, non si prendono. L'estate dopo lui ti richiede di andare via. Secondo però me voleva andare a Siviglia, era una voglia. Ma se tu non lo cedi e non lo fai neanche giocare, questo si svaluta. Sì. Certo. Quindi dopo non li vai a prendere quei soldi lì. Secondo me il Siviglia l'avrebbe pure dati. Il problema è che non se lo può permettere. Luis Alberto, per esempio, Michele, a Milan, no, l'hai visto no, benissimo. Michele, un momento. Allora, scusa, Federico. Volevo andare a Siviglia perché aveva capito che l'allenatore non lo farà giocare, esatto. Ma gliel'ha detto apertamente, attenzione, quindi ma infatti il centrocampo delle meraviglie, se vi ricordate, due anni fa era quello della Lazio, Milinkovic, Luis Alberto, Leiva, e Lucas Leiva. Però Sarri dice lì giocavano con i tre dietro e quindi adesso invece c'è più rischio. Tiziano? Vorrei poter intervenire se è possibile, Luciano. Non vorrei disturbarti, ma per l'amor del cielo ti mancherebbe altro. Lo sai che io mi inchino alla tua. Tu sei un pozzo di scienze, veramente, un'ammirazione sconfinata. Però ogni tanto vorrei dire qualche cosina anch'io, piccole cose magari. E io ti dico di pure, tranquillo. Grazie. È la benedizione. Grazie Luciano. Io direi che a proposito di Lazio ci sono delle indicazioni in questo inizio di campionato che secondo me porteranno a una variazione tattica della squadra. Tanto vorrei ricordare che la Lazio ha concluso il campionato scorso segnando qualcosa come 77 gol. Attenzione, però ne ha subiti 58. Tanti. Sì. Ne ha subiti tanti. Come mai Sarri? Quindi i corretti, queste disfunzioni nascevano anche dal fatto che la Lazio di Sarri ha dei centrocampisti con propensioni offensive e quindi non sono dei abili incontristi a recuperare palle, eccetera. Lasciano molti spazi agli avversari, tanto è vero che hanno segnato tanti gol, 58. Anche i terzini. Quest'anno ha cominciato la Lazio e c'è la sensazione, soprattutto dopo il pareggio di Torino, che qualcosa possa essere cambiato nella disposizione chiusa, tattica della Lazio. Sì. Sembra un po' più chiusa, un po' più attenta. Anche perché Lazzari e Marusic sono due esterni che attaccano molto, infatti Lazzari aveva perso proprio il posto l'anno scorso perché Sarri non riteneva potesse fare anche il terzino marcatore. Sì, posso ma poi devi mettere con le caratteristiche dei centrocampisti dopo la che hanno chiaramente propensioni offensive. Sì. A proposito di numeri che diceva i gol della Lazio, l'Inter 84, ma ha sprecato molto, l'anno scorso aveva una percentuale realizzativa bassa. Volevo sapere da Elio se secondo lui con Lukaku quest'anno questo problema speriamo ci possa essere superato, no? La risposta di Elio Corno tra due minuti. Mi spiace, dovete aspettare una risposta franca da parte di Elio Corno, che non ricorda più la domanda quale fosse. No. Vabbè, adesso capire che si è ricoglionito così tanto, no? Cioè, è una domanda alla quale non si fa rispondere, scusa. No, c'era una lacuna e speriamo. C'era la lacuna perché non c'era Lukaku? Sì, erano tutti attaccanti, lo stesso Lautaro che ha fatto 21 gol, che non è proprio un cecchino, fa gol bellissimi, difficili, però il gol facile, Correa ne ha fatti solo pochissimi, Diego un altro che se li mangia, Sanchez ne fa poco. Martinez è una seconda punta. Ma l'anno scorso giocava prima. Ho capito, è lì un errore della società allora. E per questo dico, allora quest'anno è risolto questo problema. Speriamo che sia risolto.
dalle prime due partite vedo che comunque i due cominciano a trovare un'intesa. Si trovano. Però con Lecce i gol, tra un po' tra Falcone che ha parato e i gol sbagliati ci sono stati pure là. Marcello, tu la ritrovi questa intesa di cui parla Elio? Io quello che mi fa, a me quello che fa arrabbiare è quando si va, non solo qui, ma anche giudizi in altre frettolosi, dici? Che si sparano delle sentenze assurde alla prima partita. Allora, la prima partita, tutto bravo, quello ha sbagliato tre gol, era un cretino, quell'altro. Cioè, ma non è mica così che si... Certo, no, ma infatti io dico, con Lukaku dovrebbe essere più facile essere cinici. Dovrebbe essere, è sempre meglio usare il condizionale. Dicevo, Marcello, Lukaku ritrova quell'intesa che aveva creato prima di lasciare la squadra interista? Ma io con Lautaro l'ho visto dialogare bene. Nell'ultima partita l'ho visto fare un buon primo tempo, gli ha fatto un assist perfetto. No, per me loro si intendono, cioè lui effettivamente nell'Inter si ritrova a determinati giocatori, a determinati compagni con i quali si intendeva già ai tempi di Conte, e quindi è favorito, ecco, cioè secondo me io vedo che lui si troverà bene, farà bene l'Inter. A proposito deve di mercato, solo recuperare la condizione, che non è ancora ottimale, e quindi bisogna dargli un po' di tempo. Certo. A proposito di mercato, voglio lanciarvi una provocazione. Non parliamo di mercato in entrata Inter, bensì di mercato in uscita. Perché come leggete dal nostro titolo, il PSG provoca. No, vado a casa. Renderemo Skriniar a parametro zero. Elio, dove vai? Ma sì, ma basta con questa storia di Skriniar. Zang l'ha detto, l'ha tolto dal mercato, cosa continuiamo ancora a dire? Ah, ma c'è il Paris Saint-Germain che forse arriva a 60 milioni allora può darci che vada a parametro zero. Parametro zero. Cioè il presidente del Paris sta dicendo ai suoi collaboratori, non c'è problema, non lo prendiamo quest'estate, ma tanto lui non rinnova e viene da noi gratis. Questo scrivono in Francia, e invece stanno già trattando. Lascia che scrivano. Stanno già trattando. No, secondo me loro hanno sottovalutato un po' il rapporto tra l'Inter e Skriniar, perché... Però Michele, finché non c'è la firma su un rinnovo, è vero. Noi abbiamo visto cosa è successo in questi anni. No, ma adesso dopo il derby, si trovano dopo il derby. No, io dico solo una cosa, che però Skriniar è stato autorizzato dalla società a parlare col Parì, no? E ha raggiunto un accordo nel caso in cui l'Inter lo avesse venduto. Esatto. Poi non se ne è fatto nulla. Gli intermediari hanno Però Skriniar adesso dice, lì mi darebbero 8. Sì. Qua quanto mi date per rinnovare? Infatti l'Inter gli doveva dare 4,5-5, adesso gli darà 6-7, ma... Vabbè, il doppio. No, ho capito, però dico, all'inizio, quando il Paris Saint-Germain era convinto... Come il doppio? Un po' di più, insomma, se sette. No, io credo 6 più bonus alla fine, come Brozovic e Lautaro, cioè il tetto più o meno di oggi dell'Inter. Ma adesso, al di là di quello che sarà l'accordo, cioè il Paris Saint-Germain stavolta ha sbagliato i calcoli, perché loro erano convinti che il giocatore allettato da questa cifra dal Paris Saint-Germain, da Messi, Neymar e compagnia, andasse lui alla rottura. Invece, anche perché loro vedevano scadenza 2023, Skriniar ha sempre detto, è l'Inter che si deve mettere d'accordo, ed è l'Inter che mi sta al massimo vendendo. Altrimenti ma poteva allora benissimo rinnovare. Sarebbe stato l'Inter a venderlo. Tutto sto amore spropositato per l'Inter, allora poteva benissimo già rinnovare, no? Sì, cioè, ma infatti pensa che lui all'inizio dell'estate... Ma perché non ha ancora rinnovato? Perché all'inizio dell'estate c'erano tante operazioni da fare e anche la possibilità che lui partisse, che lui ha detto... Fate anche prima con gli altri, Skriniar è quello che... all'inizio dell'estate si sono buttate tutte le forze dell'Inter su Lukaku e sul resto. Si è buttate su Lukaku. Allora facciamo un passo indietro. Per fare l'operazione. No, ma ragazzi, 2 anni fa Skriniar rompe col suo agente. Infatti abbiamo perso Dybala, abbiamo perso Bremer. Vi faccio ascoltare le parole di mister Inzaghi su Skriniar e le commentiamo. Riparto da Luciano Moggi, poi voglio sentire anche Tiziano Crudeli. Ecco, queste le parole di mister Inzaghi, direttore, come commentarle? No, guarda, io prima di tutto commento quello che ha detto il Paris Saint-Germain. E devo dire che in questo contesto i giocatori hanno fatto una lotta tremenda per diventare dipendenti. Ci sono riusciti, adesso vogliono diventare padroni della società praticamente con i parametri zero, e questa è una cosa che non va bene. Allora ci dovrebbe essere qualcuno
che vede lontano e dovrebbe dire va bene, voi che volete andare con il parametro zero, perfetto, quando andate in una società a parametro zero il 50% degli emolumenti che prendete vanno alla società che c'è del giocatore, ah. Allora solo così si può sistemare la cosa, altrimenti i giocatori fanno quello che vogliono, fanno i contratti praticamente se ci stanno volentieri praticamente non si può dire niente di niente, se invece non ci stanno volentieri cominciano a dire è una scelta di vita e questo non va bene. Allora il Paris Saint Germain addirittura provoca direi proprio l'Inter, io però vi dico con certezza da quello che ho saputo e so che Skriniar non si muove da Milano, okay. Quindi, e lui è anche d'accordo su questo, però e poi ci sarà il problema del contratto e lì ovviamente potrebbe diventare un problema e per l'Inter e per il giocatore, quindi vediamo come va a finire, però se mi chiedete a me quello che può succedere, io vi dico che Skriniar resta nell'Inter e l'Inter lotta per vincere il campionato perché per me è la squadra più forte del campionato. Ah, attenzione, l'Inter è la Sarri squadra oggi più forte del campionato. Tiziano, non posso farlo rispondere, te che stai... No, io non voglio più sentire questa frase. Il custode. Perché anche l'anno scorso l'Inter è la più forte del campionato. Prego. Elio, non dire che non la vuoi sentire, devi accettare la realtà. Ma sì, l'Inter ha perso l'anno scorso, la vuoi che ti dica quello che penso io? Ha perso l'anno scorso per degli sbagli praticamente del proprio allenatore, perché quando l'Inter guarda che stai dicendo quello che è il problema di fondo. Siete concordi, allora, l'ha pensato uguale. C'è da curarsi che Inzaghi sia molto più attento quest'anno, anche perché il Milan si è rinforzato col giocatore, no? Per cui, con il belga che ha preso, per cui è la lotta tranquillamente è tra queste due, tra Milan e Inter, non credo che ci sia nessun altro. Beh, a me non dispiace darsi, il Napoli. Anche il Napoli. No, potrebbe darsi il Napoli, infatti ti volevo dire il Napoli, ma il Napoli, tenete presente, mentre tutti quanti sono andati in giro per il mondo senza fare allenamento ma a fare partite amichevoli per mettere a posto i bilanci, Napoli è la società, l'unica società che è andata a ritiro in montagna, ha fatto 20 giorni di allenamenti e infatti i giocatori, se vedete, volano. No, ma solo la Juve è andata, Ovviamente hanno anche delle caratteristiche importanti, perché il Georgiano sicuramente è un buon giocatore, un ottimo giocatore, Osimhen lo si conosce, hanno una forza fisica in questo momento diversa, perché se tu guardi l'Inter è andata a Lecce, ha rischiato anche di non vincere, poi dopo è ritornato, una partita gli è stata sufficiente per acquisire una forma diversa, perché poi quando giocano diventano praticamente più veloci, hanno più attinenza alla fatica eccetera, e in casa praticamente ha dimostrato un'altra facciata rispetto a quella di Lecce, quindi bisogna stare con calma. Hai detto tu una cosa prima buona, hai detto che praticamente prima sono due partite, non si può dare giudizi in due partite, e qui invece i giornali praticamente già dicono chi vince e chi perde, esatto. E chi è bravo e chi non è bravo, e questo non va bene, si può ipotizzare una cosa ma non caratterizzare nel modo già sicuro, vorrei dire. Ah, però costruire la squadra si fa in estate, poi chiude il mercato e l'hai costruita, poi la devi far giocare in un certo modo. C'è ancora una settimanina, Sì, però per dire, cioè adesso costruire una squadra per bene, funzionale, con tutti gli elementi che servono, rinforzarla dove ci sono le lacune, è un merito, non è che essere forti è un demerito, sembra quasi che tutti che fanno il passo indietro. Io quest'anno credo che Inter, Milan, ma anche la Juventus non si possono nascondere. Anche la Juventus non si può nascondere. Michele, per la Juventus è un demerito essere forti, perché l'attaccano tutti. Hanno detto che è una squadra che praticamente prevede anche un fallimento quest'anno, alla seconda partita del campionato. Sì, esatto. Alla seconda. Non si può dire una cosa del genere. Il campionato è una corsa a tappe e lo vince chi ha più fondo. E la Juventus ha dimostrato di avere fondo perché ne ha 29 di seguito. Quindi con calma. Se poi mi domandate chi è più forte tra questi qui, vi dico l'Inter e il Milan. Il Milan, che a me, per esempio, come gioco piace più dell'Inter, è più squadra dell'Inter, però l'Inter c'è qualcosa in più davanti che praticamente può risolvere a favore dell'Inter anche determinate partite importanti. Questa è la logica del calcio.
non andiamo a cercare. Se poi dopo si fanno le domande per far incazzare le persone, per carità. Però questo turno ragazzi, voglio sentire Tiziano da 10 minuti. Non ho capito, ma io non ho detto qui, Luciano, tu non hai capito quello che ho detto. Io non ho detto che devi andare in conferenza stampa e ti devi preparare perché devi far incazzare le persone. Tu devi andare sugli argomenti che magari l'allenatore preferirebbe che non venissero toccati. Certo. Tu hai fatto il dirigente, lo sai benissimo che ci sono in determinate squadre, ci sono gli uffici stampa che non vorrebbero che venissero fatte determinate domande. Non è che devi fare per far incazzare, perché tu devi fare il giornalista, devi sapere determinate cose che la società tengono magari a non raccontarti. Non è che devi andare a fare Marcello, io sono stato il primo a dire seguiamo l'allenatore nella conferenza del dopo partita, perché a caldo si può dire qualunque cosa, e in questa partita qui Massimiliano Allegri ha dimostrato che a caldo si possono dire tante stupidaggini, perché ha detto che la squadra ha giocato bene, perché ha detto che la squadra è contento che non ha subito gol. Ma ragazzi, ma vogliamo scherzare? Ma lì non c'era un gioco. Quindi il problema di fondo è trasmettere all'allenatore anche un po' di esperienza per fare dichiarazioni che sono più attinenti, perché cosa ci voleva dire? Però Allegri ha esperienza, Luciano. Ragazzi, però di Juventus ne parliamo tra poco. Elio la perde per quando fa queste dichiarazioni, e poi do la parola a Tiziano Crudeli, che è 10 minuti. Grazie, come sei umano. Eccolo. Allora Tiziano, c'è un fondo di verità nella provocazione del PSG, che dice che tanto poi Skriniar, che se non è quest'anno sarà il prossimo anno, a maggior ragione a parametro zero. Vedi, io allargo il discorso. Sì. E vado allo scorso campionato, perché secondo il mio punto di vista il reparto arretrato è determinante nella corsa allo scudetto. Soprattutto quando una squadra come l'Inter aveva l'attacco nettamente più forte del campionato. La difesa dell'Inter con Skriniar era forte comunque, perché 32. Comunque la difesa dell'Inter ha incassato solamente 32 gol. Il Milan insieme al Napoli l'hanno incassati 31. Dove ha perso il campionato l'Inter? A Bologna. Dalla 22esima alla 30esima giornata l'Inter ha raccolto 5 pareggi, 2 sconfitte e 2 sole vittorie, 11 punti. Un pareggio in particolare è stato pesantissimo. A Genova. No, col Genova 0-0, col Genova 0-0, che il Genova che anche poi alla terza successo. A Genova di nuovo con quindi la che cosa vuol dire? Domani. Vuol dire che quello che ha detto il professor come si chiama quello in collegamento? Sì, il professor Moggi ha ragione. È l'Inter che ha perso lo scudetto per dei meriti propri, soprattutto nel momento cruciale del campionato, perché alla 22esima giornata l'Inter era in testa con 50 punti. Ho capito, però Tiziano, punti. Scusami. Mi lasci finire, sì, poi parli, santo Dio, almeno ti documenti. No, ho capito. Alla 22esima giornata l'Inter era in testa con 50 punti e il Milan 48. Il Milan aveva perso con lo Spezia 2-1, con un furto arbitrale. Ebbene, nelle 9 partite successive, ribadisco, l'Inter ha raccolto la miseria di 11 punti e in quello scorcio di campionato ha finito per perdere il campionato. No, Tiziano, però i punti sono importanti alla prima, all'ultima. 5 pareggi, Bologna, 2 sconfitte con la Samp alla terza. 11 punti su 27 in circolazione. Questi sono dati concreti. Certo. Tutto il resto lascia il tempo che trova. Alla 12esima il Milan e il Napoli erano a 32, l'Inter. Tutto il resto lascia il tempo che trova. Quindi l'importanza di avere un difensore come Skriniar alla 12esima è dimostrato anche da una situazione di questo tipo. Tiziano. Continua a parlare, tanto non ti ascolta. Hai detto che ha perso lo scudetto dopo il derby, l'ha perso pure all'inizio. Ha ragione lui. 33 non capiscono un beato niente. Se vince il Bologna non lo perde. Parla sempre solo lui, sempre solo lui. Parla sempre solo lui. Ma okay, gli altri non capiscono come dici tu, Roberto. Lì la regia.